Vasto incendio di sterpaglia a Campomarino Lido. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Le erbacce e i terreni incolti sono un pericolo. Sotto controllo la situazione dei ricoveri d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Più medici e infermieri in ferie. Nessun allarmismo per i pazienti. Occorrono urgentemente i nuovi permessi di soggiorno per i migranti presenti in Molise, presidio sindacale dinanzi alla sede del Palazzo del Governo. Entro la metà di luglio la Comunità Europea dovrà definire le nuove regole legate alla normativa Bolkestein. Intanto si lavora a rilento negli stabilimenti. Buona serata gentili telespettatori, iniziamo dalla cronaca. Nuovo vasto incendio nel pomeriggio di oggi che ha interessato la parte meridionale del Lido di Campomarino tra via Kennedy e la statale Adriatica. Per lo spegnimento delle fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Termoli con le loro autobotti. Il vento caldo sulla costa ha alimentato le fiamme sulle sterpaglie fino al ciglio della strada e reso più difficile il lavoro dei pompieri. Gli uomini del 115 sono dovuti intervenire anche nella mattinata per spegnere un altro incendio di sterpaglie tra San Martino in Pensilis e la frazione di Nuova Acriternia. I roghi sono diventati più numerosi a causa dell'aumento delle temperature e dei terreni incolti che non vengono sfalciati. L'udienza preliminare a carico dell'ex consigliere regionale del centrodestra Camillo Di Pasquale è stata rinviata martedì 12 luglio. Il politico esernino era stato eletto a Palazzo Moffa nel listino per il Molise del presidente Iorio nel periodo 2006-2011. L'inchiesta giudiziaria in corso in tribunale a Campobasso rientra nell'ambito delle spese particolari sostenute dai gruppi consiliari alla regione. A proposito di Consiglio regionale, oggi approvazione a maggioranza del rendiconto regionale 2015, vale a dire i dati della gestione delle entrate e delle spese e l'andamento patrimoniale del Consiglio a Palazzo Moffa. Le entrate sono pari a poco più di 7.250.000 euro, le uscite invece pari a 6.400.000 euro. Le sospensioni dei ricoveri all'ospedale Cardarelli del capoluogo riguardano gli interventi ordinari, non quelli a carattere di urgenza. Situazione quindi sotto controllo. Vediamo. Nessun allarme per la situazione dei ricoveri all'ospedale Cardarelli di Campobasso. L'approssimarsi dell'estate e delle turnazioni dovute ai periodi di ferie dei medici e degli operatori sanitari comportano il procrastinare di quegli interventi ordinari, quelli cioè che non investono alcuna caratteristica di urgenza, per i quali invece assolutamente sono garantiti tutti i servizi. È una procedura che viene messa in atto al Cardarelli fin dal 1996 e di cui ce ne parla il direttore sanitario Luigi Di Marzio. È un problema contingente che non mette assolutamente in discussione la sicurezza dei pazienti. L'urgenza è comunque garantita, è spiacevole per tutti dover rinviare alcune prestazioni, ma è il minor nocumento che si possa arrecare all'utenza dovendo fronteggiare una situazione di criticità generalizzata di personale e di alcune figure in particolare come gli anestesisti. Quello che viene procrastinato è soltanto l'elezione, cioè qualcosa che deve essere assicurato in un tempo ragionevole ma non immediato. Tutto ciò che invece è urgenza e emergenza non subisce alcuna precarizzazione. C'è però un problema di carenza di personale. Ecco, voi che cosa pensate che con la ripresa che può succedere? Siamo in attesa che succeda qualcosa, sono anni che il problema della carenza del personale si aggrava e quello che succede oggi è proprio l'epilogo di un succedersi di defezioni dovute al pensionamento, ai trasferimenti, alla fuoriuscita dal sistema sanitario senza che sia stato possibile il reintegro. Finché non ci sarà questo reintegro continueremo a vivere in una condizione di criticità. Partecipando io al tavolo tecnico e non avendo mai io avuto la possibilità.
stato negato al dottor Italo Testa del Forum per la difesa della sanità pubblica dall'ASREM l'accesso agli atti relativi alla stabilità sismica dell'ospedale Cardarelli. Una richiesta che Testa aveva avanzato dopo che il commissario ad acta frattura aveva più volte affermato, senza fornirne però i documenti, la non idoneità della struttura ospedaliera di Tappino. Basando su tale presupposto l'ipotesi di un trasferimento delle attività alla Fondazione Giovanni Paolo II. A Isernia l'Associazione di Diabetologia chiede nuovamente l'immediato ripristino del servizio nel capoluogo Pentro per 4 giorni alla settimana. La stessa associazione si riserva la possibilità di costituirsi parte civile contro la Regione e il Ministero della Salute, non escludendo di rivolgersi alla Corte europea perché si individuino i responsabili della mancata erogazione proprio del servizio di diabetologia. Cambiamo argomento, presidio delle segreterie regionali sindacali davanti la prefettura di Campobasso per sottolineare l'urgenza dei rinnovi per i migranti dei permessi di soggiorno. Le segreterie regionali delle 3 organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, con delegazioni di iscritti, hanno organizzato un presidio davanti il Palazzo della Prefettura di Campobasso. Lo scopo è chiedere al prefetto Francesco Paolo Di Menna di far propria l'esigenza di una proroga a 2 anni della durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione, la regolarizzazione dei migranti che hanno già perso il permesso di soggiorno e la lotta al lavoro nero e allo sfruttamento, purtroppo sempre più sistematico, degli extracomunitari. Noi siamo qui, come in tutte, davanti a tutte le prefetture in Italia, per richiamare l'attenzione su un problema che è quello dei permessi di soggiorno rilasciato alle persone che regolarmente vivono e lavorano in questo paese. Permessi di soggiorno che, stando alla normativa attuale, qualora l'extracomunitario perde il lavoro dopo 12 mesi rischia di essere rimpatriato. Noi chiediamo un allargamento di questo periodo a 24, ma contestualmente però chiediamo che le istituzioni, a partire dal governo, per finire anche i governi regionali e comunali, si attivino per creare l'occupazione. Quell'occupazione che non è che riguarda solo gli extracomunitari, che riguarda anche cittadini italiani, che è l'unica vera novità che tra l'altro ci consente eventualmente di riprendere un cammino sereno e comune rispetto alla crescita del paese. Non dobbiamo certo attendere quello che è stata la Brexit, cioè il referendum, per dire all'Europa che o si cambia passo o praticamente qui non ce n'è per nessuno. Speriamo che sia stato un buono scossone che consenta ai governi di cominciare a riprogrammare seriamente il lavoro. Ecco, la situazione nel Molise com'è? Come la vedete da questo punto di vista? Ma la situazione è drammatica, qui come penso non sfuggirà a nessuno, ci sono una serie di criticità a partire dalle aziende più grosse ma anche quelle medio piccole che non fanno spesso notizie. Basta camminare in qualsiasi centro di una qualsiasi città per vedere che anche il commercio è completamente in ginocchio, e quando è in ginocchio il commercio significa che l'economia è stagnante, è ferma. C'è bisogno quindi di una ripresa veloce, organica, e non a caso abbiamo chiesto più volte al governo regionale di mettere su un piano di sviluppo regionale sostenibile e credibile, un piano che mette insieme le risorse per evitare quello che lo stesso Presidente da qualche settimana fa ha detto, che da qui a 10 anni Molise scomparirà e ci sarà un'altra regione, Abruzzo e Molise. Noi vorremmo che Molise si salvasse un po' prima e non che arrivassimo all'ultimo alla canna del gas, sperando poi che ci sia qualcun altro che ci salvi. Il governo mantenga il comando regionale dei carabinieri in Molise, una regione a rischio di infiltrazione camorristico-mafiosa. Le parole sono del senatore Mario Mauro, presidente dei Popolari per l'Italia, commentando la presentazione di una sua interrogazione al governo. La legge 124 prevede dal 1 settembre l'accorpamento del comando carabinieri del Molise con quello dell'Abruzzo, da cui prenderà origine la nuova legge. Il venir meno di importanti presidi delle forze dell'ordine, spiega l'ex ministro della difesa, rappresenta un duro colpo per l'autonomia molisana, che si trova impoverita e senza i mezzi necessari per le azioni di prevenzione e controllo.
Il panorama delle vertenze sul lavoro nell'ultimo anno in Molise è giunto al collasso ed è aumentata la povertà. Pasquale Guarracino, sindacalista della UIL, richiama al rispetto dei molisani l'ex assessore al lavoro Michele Petraroia, incapace nei suoi mesi al governo regionale di dare una svolta in tema di occupazione, una possibilità che l'ex assessore si è fatto sfuggire. Inizio dell'estate in tono ridotto fino ad oggi sulla riviera adriatica, turisti e residenti frenati in parte dalle condizioni atmosferiche non troppo esaltanti. Inizio di stagione estiva sulla riviera termolese non esaltante fino a questo momento, pochi residenti e turisti che scendono ai lidi. E si può dire che l'inizio di stagione è negativo, anche se noi siamo aperti da maggio. Non abbiamo fatto assolutamente niente. Dopo la negatività si va a sommare anche ormai a internet, smartphone, quei telefonini che quando li accendi ti danno sempre notizie contrastanti, forse si rendono conto oppure cioè, la gente ormai è impazzita per questa telefonia e accendendoli tu vedi sempre che danno notizie nuvolo, pioggia. Nuvolo, pioggia, casomai relativi all'interno del Molise, forse al capoluogo, a Campobasso, e invece niente che rispecchi la costa. Adesso si va nei centri commerciali, si va nei negozi, casomai senza soldi, perché la nostra situazione la sappiamo tutti quanti, quella degli italiani, che non ci sono soldi, no? Quindi è inutile parlare di andare a fare shopping, però almeno l'ombrellone chi ce l'ha che lo sfrutti, insomma. Per quanto riguarda l'inizio stagione, noi già dal 1° giugno eravamo operativi un pochino tutti sulla costa, diciamo, gli stabilimenti balneari. Diciamo pure che le temperature o il meteo è stato un po' inclemente, per quanto le giornate sono state alterne, solo in quest'ultima fase siamo riusciti a riscontrare con un sabato e una domenica di presenze, diciamo, ecco, un primo momento importante per il lavoro in spiaggia. Ne abbiamo parlato direttamente proprio con un contatto continuo con l'amministrazione, la quale ci assicurava che le acque comunque venivano depurate e il guasto che c'era dopo la conduttura era un guasto che chiaramente avevamo sì uno sversamento di acque che magari avevano anche dei colori non proprio colori chiarissimi, però era dovuto anche a fattori di movimentazione della sabbia del fondo. Altre assicurazioni ci sono state date dall'ARPA, ci sono state anche dalle istituzioni e quindi noi riteniamo, se non altro, visto anche i lavori che hanno iniziato, di non dover andare oltre, perché certe situazioni potevano essere sicuramente previste e magari monitorate nel tempo, però la situazione oggi è questa, noi ci auguriamo che entro il 15 luglio tutto ritorni nella normalità, ma grandi divergenze, grandi danni noi non li abbiamo riscontrati sul territorio. Entro la metà di luglio è atteso da Roma l'orientamento se le concessioni balneari in scadenza saranno rinnovabili o meno. Il quadro nazionale della normativa Bolkestein è ancora indefinito, sostiene l'assessore regionale Nagni. Anche i titolari degli stabilimenti del Molise attendono il pronunciamento della Corte europea per permettere alle imprese che hanno investito per anni sulla riviera adriatica di conservare un diritto acquisito nel proseguire l'attività negli stabilimenti. La pesca italiana è messa giornalmente sotto scacco da provvedimenti del governo che cozzano con le indicazioni della Comunità europea. Le decisioni devono essere prese coinvolgendo le marinerie regionali. Lavorare uniti per una nuova gestione della pesca sostenibile che tenga conto della tutela della risorsa idrica nei mari italiani. Questo chiede agli armatori molisani la Federpesca all'indomani dell'ultimo decreto di giugno, che introduce il concetto di premi e non più di indennizzo per l'obsoleto fermo biologico attraverso un sistema di punteggi che andrà a premiare delle imprese piuttosto che altre. Per la prima volta conterà il maggior numero di kilowatt motore e la stazza del moto peschereccio nei criteri di assegnazione del fermo. Per la marineria molisana le scelte politiche del governo italiano sono sbagliate e continuano a non seguire le indicazioni dell'Unione Europea, che invita ad una regionalizzazione delle politiche di pesca.
Specie ittiche come nasello, triglia, sogliola, cicala e gambero sono in sovrasfruttamento. Per i piccoli pelagici c'è attualmente una pesca eccessiva per gli errori del passato. Gli armatori termolesi hanno fatto notare ai piani alti del Ministero della Pesca parere negativo al fermo biologico imposto dal governo, auspicando misure diverse come il divieto nel periodo estivo della pesca di tali specie, dopo le 3 miglia, e che da maggio ad ottobre andrebbe vietata anche la cattura entro le 6 miglia per le imbarcazioni più grandi. Senza concertazione con la base produttiva, in voca Basso Cannarsa, l'Italia rischia seriamente di perdere molte delle sue tradizioni marinare dagli attacchi quotidiani. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Menna, ha pianificato le misure di vigilanza nelle località marittime di Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli. Da parte delle forze di polizia, polizie municipali e la Capitaneria di Porto saranno adeguatamente rafforzati i servizi per il presidio del territorio costiero. Il Comitato potenzierà per il periodo estivo il contrasto a furti, rapine, truffe, abusivismo commerciale e spaccio di droga. Il Movimento 5 Stelle punta il dito contro il Comune di Campobasso. Per le nuove scuole materne di via Sant'Antonio dei Lazzari e via Berlinguer sono state disposte solo ora le relazioni geologiche e il servizio. Sarebbe dovuta essere un'indagine preliminare obbligatoria i cui risultati avrebbero dovuto indirizzare i progettisti per le opportune scelte tecniche sui livelli di sicurezza, ma ad oggi risulterà solo un fascicolo pro forma. Il Movimento 5 Stelle porta l'attenzione sulle scuole in costruzione in via Berlinguer ed in via Sant'Antonio dei Lazzari, edifici che appunto risultano privi delle previste relazioni geologiche. Come spiegato da Simone Cretella del gruppo consiliare pentastellato al Comune di Campobasso, più volte è stata denunciata la gravissima omissione documentale che potrebbe inficiare l'agibilità delle nuove strutture di cui la città avrà assolutamente bisogno da qui a pochi mesi. Tutte osservazioni mai recepite dall'amministrazione di Palazzo San Giorgio, che più volte in risposta a specifiche interrogazioni consiliari ha sostenuto che, trattandosi di edifici di modesta rilevanza, per le fasi progettuali sarebbe stato sufficiente utilizzare dati basati sulle esperienze e sulle conoscenze pregresse, che nello specifico risalivano ad indagini di diversi anni prima e riferite ad altre strutture situate nelle vicinanze. Una posizione messa in discussione anche dall'Ordine Professionale dei Geologi, intervenuto informalmente più volte per rimarcare l'anomalia progettuale delle scuole e che lo scorso 3 giugno ha inviato invece al Comune una nota formale di diffida, rimarcando l'obbligo previsto dalle norme di dover acquisire le previste relazioni geologiche per le costruendi scuole. Ne è così seguito il dietrofront dell'amministrazione Battista, che ad edifici quasi terminati ha attivato la procedura di affidamento dell'incarico delle relazioni geologiche, comprensive di indagini geognostiche dei siti, al fine di integrare lo studio geologico utilizzato in fase di progettazione. Insomma, per il Movimento 5 Stelle è solo una pezza d'appoggio, mentre le scuole in oggetto dovranno ospitare centinaia di bambini tra poco più di 60 giorni. Il Comune di Termoli ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento della gestione degli asili nido comunali. L'affidamento prevede la gestione dei servizi educativi nelle strutture di Difesa Grande, via Volturno e via Monte Carlo. La durata dell'appalto è di 3 anni fino al 31 agosto 2019. Il termine per la ricezione delle offerte è fissato all'8 agosto. E in serata si è svolto al Circolo Sanitico di Campobasso l'incontro con il fisico brasiliano Luiz Roberto Evangelista per parlare della figura di Albert Einstein. Durante l'evento è stato possibile ascoltare anche una breve registrazione della voce del premio Nobel, mentre espone la teoria della relatività. Cambiamo ancora argomento. Da ogni parte d'Italia hanno raggiunto il Molise per scoprire le ricchezze del territorio. Con la bella stagione crescono i percorsi motoristici nelle due province.
È una manifestazione molto interessante, sono arrivati da tutta Italia circa 130 equipaggi e quindi molte persone che vengono qui a questa manifestazione non solo perché accomunate da un interesse per queste macchine che ormai si possono definire macchine d'epoca, ma anche per conoscere il Molise. Quindi ringraziamo gli organizzatori di questa manifestazione, anche perché attraverso questo evento è possibile promuovere il nostro territorio, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Infatti questa manifestazione si caratterizza non soltanto per l'esposizione di queste 500 bellissime, ma anche perché permette alle tante persone che sono arrivate da tutta Italia, permette di conoscere e di apprezzare anche le bellezze dei nostri paesaggi e dei nostri paesi. La Regione, in collaborazione con gli Atenei del Molise, di Firenze e di Viterbo, ha aderito al progetto Fresh Life, coordinato dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali, che ha lo scopo di dimostrare come l'uso di informazioni di tipo avanzate possono favorire l'attuazione di approcci di gestione sostenibile e il miglioramento della protezione degli ecosistemi forestali. Il rapporto tra cibo e ritualità è stato l'approfondimento didattico odierno rivolto ai reclusi del penitenziario di Larino. Domani invece si parlerà delle modalità di recupero dei rifiuti, raccolta differenziata e i danni causati dall'inquinamento. Spazio adesso, come ogni giorno, al meteo. Nubi sparse oggi in Molise, sereno lungo la costa. Le temperature sono comprese tra i 14 gradi la minima a Campobasso e di 26 gradi la massima di Isernia. Venti provenienti da nord-ovest, mare poco mosso. Tendenzialmente soleggiato nella giornata di domani su tutta la regione, qualche addensamento nelle aree interne. Iniziamo dal nuoto. Il trofeo d'Abruzzo svolto a Pescara ha portato bene alla società molisana Idrosport, che si è aggiudicata per la quarta volta consecutiva il meeting. 31 gli ori, 23 gli argenti e 20 le medaglie di bronzo, per un totale di 74 medaglie conquistate. Di rilievo nella categoria esordienti A, le tre vittorie per Alessandra Arbotti nei 50, 100 e 200 rana. Fiorella Colanzi ha primeggiato invece nei 200 delfino. Tra i maschi, doppia vittoria per Patrick Comodo nei 200 e 400 metri stile libero. Un oro e un bronzo per Emanuele Perlino nei 200 delfino e nei 200 misti. Infine, al via da oggi ad Assisi in Umbria il trofeo delle regioni di pallavolo giovanile. Per il Molise sono presenti le rappresentative under 16 maschile e under 15 femminile. I selezionatori sono Mariano Maniscalco e Raffaele Di Cesare. Con questa informazione è veramente tutto, grazie. Vi lasciamo alla nostra programmazione.